Benvenuti al punto. Siamo pronti anche per questa edizione ad approfondire temi amministrativi, politici dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere i nostri ospiti, Massimo Buconi, presidente della terza commissione, Partito Socialista e Alfredo Desio dei Fratelli d'Italia, che è membro dell'Ufficio di Presidenza di questa Assemblea Legislativa. Partiamo con un tema che continua a occupare le prime pagine dei quotidiani che riguarda l'economia, riguarda soprattutto eh, l'azienda più grande di questa regione, molto eh, importante anche per l'andamento del PIL dell'Umbria, mi riferisco chiaramente all'Ast, all'avvertenza Ast, all AST eh, ThyssenKrupp. krupp Ci sono stati degli sviluppi negli ultimi giorni che sembrano più positivi rispetto a qualche giorno fa. Però la situazione rimane ancora particolarmente come dire, ingarbugliata. Cerchiamo di capirne di più partendo da uh, Alfredo De Sio, ah, sì, io credo che ancora rimangano, anzi, non si siano spostati di un millimetro quelli che erano i dubbi dei giorni passati, quindi ci sono grandi punti interrogativi. Noi come sistema regionale, politico, istituzionale, sindacale, una città intera, una regione intera, ci siamo mobilitati perché? Forse per una volta l'Umbria eh, rappresenta un po' come dire, il centro del mondo dal punto di vista di quella che è la politica industriale nazionale e forse la vicenda della Tisse Group gruppo di tenne è paradigmatica rispetto a quello che è il rapporto con le multinazionali nel nostro Paese e quello che è il rapporto che dovrebbe avere una nazione che aspira a rimanere tra quelle... Diciamo, tra le prime 8, 9, 10, adesso vedremo adesso che le classifiche contano poco, diciamo tra i paesi più industrializzati e che quindi deve avere una sua politica industriale. E la vicenda della Thyssen Group di Terni è proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare una nazione che vuole difendere il suo, la sua capacità, il suo manifatturiero dal punto di vista di grande qualità. È una vicenda che è inutile che credo che oramai l'abbiamo un po' come dire raccontata in tutte le salse, ma è eh, molto simile a quella che potremmo definire una vicenda spionistica di complotto, non lo so, ma certo è che oggi tutti dicono, anche gli addetti ai lavori, anche coloro che si sono succeduti nella commissione eh, europea, diciamo, questa nuova che si è insediata, che la vicenda dell'Astridene è stata gestita non con un ruolo di terzietà portato avanti dalla parte della Commissione Europea, la Commissione della da tutti coloro che hanno in qualche modo messo fuori gioco l'acciaieria di Terni, che doveva, secondo eh, il ragionamento di molti, essere eh, l'agnello sacrificale di quelle che erano le quote di mercato dell'inox che in Europa sappiamo erano in qualche modo a rischio per, per alcuni soggetti e che quindi venivano individuati nel territorio italiano come coloro sì, che dovevano essere sacrificati. Se un operaio della Thyssen le chiedesse quale futuro per questa azienda e soprattutto per la sua famiglia. Lei cosa sinceramente gli risponderebbe? Io credo che questo sia un momento difficile, però è un momento difficile e straordinario, al quale bisogna dare delle risposte straordinarie. La risposta straordinaria è che il governo italiano, l'Italia, entri a pieno titolo in quella che è la trattativa eventuale anche di vendita e acquisizione. Del, eh, del sito di Terni perché il sito di Terni non è un'azienda come tante altre l'ho detto prima rappresenta il nocciolo duro di quella che è la capacità italiana di competere sul mercato dell'inox e del manufatturiero in generale una politica industriale che manca e che quindi essendo strategica deve essere ripresa a pieno titolo con tutti quelli che sono gli strumenti io non parlo di statalizzazione to io parlo di strumenti anche finanziari a disposizione per poter intervenire e avere la, quella capacità di gestire e non trovarsi come dire, scavalcati da altre decisioni. Buconi, eh, come maggioranza regionale, come amministrazione regionale, dire, è un momento di, 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 di grande attenzione, di grande responsabilità no? da parte di tutti voi e, e come diceva prima De di sì, io mi pare che su questa situazione ci sia una linea abbastanza comune di combattimento per salvare e salvaguardare questa grande realtà economica e produttiva. Beh, sì, questo è l'aspetto... Nei, nei problemi è l'aspetto diciamo, positivo, cioè trovare una unità di intenti al di fuori e al di là insomma, della legittima dialettica politica c'è ancora. Qualcosa che è stato all'inizio un avvio un po' diciamo così difficoltoso eh, da parte diciamo, anche della politica regionale, della politica nazionale, però condivido anch'io che non c'è nessun'altra soluzione se non quella che la vertenza, chiamiamola così, la questione AST venga trattata come una questione di interesse nazionale. Eh, noi siamo abituati a parlare di interesse nazionale quando sentiamo i discorsi del sabato di Obama o dei predecessori di Obama io credo che la modernizzazione del paese Italia, così tanta voluta da tutti, passi anche per una definizione di questioni di interesse nazionali, non soltanto su questa ecco, L'aste di termini, è una di quelle, perché mette in gioco e in discussione 15 anni di politica industriale o di non politica industriale, diciamo così italiana, chiamiamo di disattenzioni, anche la politica delle privatizzazioni fatti da altri paesi Esteri che l'hanno fatta, penso alla Francia, l'hanno fatta con intelligenza, con un occhio all'origine dell'imprenditoria, comunque. Con un meccanismo diciamo così, di indirizzo e controllo del mercato che in Italia è più troppo debole, anche qui noi, in materia di politica industriale e di assa dobbiamo uscire dal guado. Va bene, ovviamente, il mercato, va bene eh, tutto, va bene la globalizzazione, va bene le privatizzazioni, ma non si, può, non, non si possono non rafforzare strumenti di indirizzo e di controllo del mercato. Questo deve fare lo Stato, questo deve fare il Parlamento, questo deve fare il Governo. Se l'asse la inseriamo in un sistema di interesse nazionale, come si sta tentando in questo ultimo periodo da fare, credo che si possa essere diciamo così, eh, reali realisticamente positivi, non dico eh, diciamo, eh, ottimisti, se viene relegata una vertenza tra le parti sociali, come che è stato il rischio che fosse insomma, datore di lavoro, sindacati, imprenditori in una città, beh, chiaramente eh, il livello di misura non è quello, non sarebbe stata una risposta. Adeguata. Allora, partiamo dall'Ast, ma entriamo anche in altre realtà, in altre vertenze. E in Umbria, eh, sinceramente, non mancano quella della ex Merloni, ma moltissime altre, insomma, che hanno interessato in questi ultimi anni di crisi particolarmente profonda economica e finanziaria anche la nostra regione. E quanto può pesare nelle scelte strategiche di una multinazionale, di una grande azienda? Eh, diciamo, una carenza infrastrutturale oggettiva che comunque l'Umbria ha rispetto ad altre regioni. Ripartiamo da Desio. Ma può pesare nel momento stesso in cui le dinamiche alle quali si fa riferimento sono oh, dinamiche del lavoro, delle produzioni e della qualità dei prodotti. E quindi pesano. E l'energia, così come le infrastrutture viarie, possono abbattere i costi. Il problema è che noi oggi ci troviamo paradossalmente di fronte a una eccessiva finanziarizzazione del sistema, per cui anche quelle realtà dove comunque il profitto è alto, viene deciso a tavolino che devono essere sacrificate. Io vorrei ricordare per quanto riguarda Terni, forse che è la realtà è che conosco meglio, la storia della Baselle, voi sapete che quella è stata una stagione che si è chiusa addirittura con eh, un passaggio tra un mese e l'altro, il pagamento di premi di incentivazione per quelle che erano state le produzioni, con l'assunzione di alcune persone che, perché serviva più personale e con la chiusura dello stabilimento che è avvenuto un mese e mezzo dopo. Potremmo parlare di altre realtà, della Verne abbiamo detto più o meno i meccanismi sono gli stessi. Allora, ecco, qui bisogna capire che, da una parte, il sistema regionale/nazionale deve fare mh, quanto più possibile per essere eh, in grado di. Far competere sul mercato le nostre aziende o le stesse aziende multinazionali che vengono ad investire in Italia. Però dall'altra bisogna tornare a capire che c'è un interesse nazionale che va tutelato al di là di quelli che sono i conti del farmacista. Perché il problema, come veniva ricordato, è proprio questo qui: cioè. Noi eh, dobbiamo avere la possibilità di garantire profitti a coloro che vogliono fare investimenti, quindi anche le multinazionali nessuno mette in discussione il profitto, però il profitto deve anche coniugarsi con quella che è la capacità di mantenere il lavoro italiano. Il lavoro è italiano, il lavoro è nazionale, la ricchezza e il territorio che noi mettiamo a disposizione sono un valore così come le infrastrutture, dall'altra gli altri facciano i profitti ma non facciano speculazioni. Beh, io sarei per esplodere questo concetto che saluto positivamente, ha individuato anche eh, il collega Desio. In questo senso, noi vediamo in queste trasformazioni epocali che sono ancora in atto, non ancora finite. Eh, noi veniamo da esperienze passate dove, voglio dire, la cosiddetta impresa, il cosiddetto titolare, a quello che ormai con termini superati e desueti ovviamente veniva definito il padrone, però corrispondeva appunto a un lavoro. Se penso all'esempio classico della Fiat, dire, il, il cosiddetto padrone principe italiano, imprenditore principe italiano, Agnelli ma corrispondevano 40.000 dentro e altrettanti nell'indotto di lavoro. Oggi con l'economia di carta, io la chiamo economia di carta così ci capiamo, insomma, con la finanza le operazioni finanziarie ad altissimi profitti corrisponde zero lavoro. Questo non è possibile. Certo questo non è un tema solo italiano, il problema sta qui, non è un tema solo italiano, come poter riportare per terra dall'economia di carta a un'economia che sia appunto di lavoro, qui la grande scommessa e il grande dubbio è anche qual è, che forse anche quando chi sarà perché prima o poi chi sarà, ripartirà la ripresa forse ripartirà la ripresa ripartiranno gli indici ma non si sa se ripartirà il lavoro, se ritorneranno i livelli di forza lavoro, quindi qui la società subita delle trasformazioni enormi quindi certo, ormai credo che non sia più tema di discussione l'impresa, l'imprenditore l'investimento, la remunerazione dei capitali investiti ma questo non può, mi rifiuto di pensare che possa comportare l'estinzione del lavoro, della forza lavoro, quindi della ridistribuzione eh, del, del reddito, quindi dell'opportunità della ricchezza, della della ricchezza. Certo, certo. Della della ricchezza. Allora, eh, per concludere il tema dell'economia, abbiamo cercato partendo dall'Ast, dalla vertenza Ast, dall Tis, Krupp, entrando anche in altre situazioni, entriamo in quella del, delle banche, il costo del denaro continua a diminuire, la BCE lo abbassa diciamo, continuamente, però questo credit crunch non mi pare che, che abbia allargato questa morsa rispetto alle imprese e alle famiglie. Allora questo è uno dei tanti problemi messi insieme a tante altre, altre situazioni insomma, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando questo periodo difficile. Adesso ripartiamo da Buconi anche perché come terza commissione dove lei eh, proprio affronta problemi sociali in particolar modo, oltre che quelli sanitari di cui parleremo magari dopo, vuol dire questa situazione la conosce bene e questo è un altro di quei misteri mica tanto, qui ci voglio, vogliono maghi dell'economia per interpretare voglio il costo del denaro è bassissimo le banche lo prendono quindi a tassi vicini allo zero praticamente insomma, non, tra un po' insomma, verranno pagate per prendere, se, te dice, soldi, se lo prendi se... Te ce faccio eh, l'aggiunta, andiamo in positivo invece eh, che in negativo faccio notare una cosa per dire eh, come siano contraddittori, complesse le questioni, io parlo di casa mia insomma voglio dire ho la fortuna di avere un padre ottantenne, eh, Ma una volta dice quando andavo a fare la spesa, se ritornava mia moglie diceva oh, è calata la pasta, dicevo oh, bene, meno male, Poi dice, eh, oggi la prima cosa che dobbiamo parlare dalla televisione è che siamo in deflazione, se i prezzi calano siamo in deflazione, eh, eh, capisco, buono, so. capisco il meccanismo economico, ma, ma per dire quale rivoluzione da questo punto di vista sia avvenuta, il problema dove sta? che non ripartono i consumi, non ripartono i consumi voglio dire, se non si riprende ad avere capacità economiche da parte della massa dei cittadini, delle famiglie. Per poter spendere qualche lira in più, poter riacquistare prodotti, beni dal mattone alla finestra, beni alimentari e beni di consumo, non riparte l'economia, non c'è niente da... Cioè, questa che purtroppo è una regola sciocca, qualcuno dice no, ma questa è una teoria superata, dice la teoria che ci vuole più spesa per far partire l'economia. Io non lo so quali altre teorie vengono oggi messe in campo, però quello che vedo è questo, anche tutti gli incentivi. Anche che come regione positivi si stanno studiando, messi a disposizione per esempio per consentire anche a livello nazionale tutto, eh, alle imprese di poter assumere. Ma c'è un tema: il motivo primo per il quale mi viene spiegato, ma non ho dubbi, insomma, che imprendit un imprenditore per poter assumere. E avere un mercato per poter vendere il prodotto, appunto prodotto, quindi magari necessitare anche di riassorbire manodopera per produrlo. Ma se non si vende da questo punto di vista, ha voglia di mettere in campo, voglio dire, incentivi? Si rischiano di avere ecco, misure. Certo. Poi quanto in mezzo ci sia speculazione rispetto a quanto appunto dice Draghi, dice beh, adesso le banche i soldi non gli costano. Li ridiano, ecco. Questo è un altro di quei tra virgolette un pochino misteri italiani, cioè che per avere la bancabilità il problema della bancabilità di chi va a chiedere, eh, diciamo, beganzie, i soldi, che beganzie. siano imprese o che siano singoli cittadini. Perfetto, è chiarissimo. Beh, la fotografia... Poi parliamo un attimo di usura eh, un tema che Beh, la fotografia che ha fatto il collega Bucori, credo che risponda. Pianamente non solo alla realtà, ma anche a quella che è la realtà percepita dai cittadini. In questi giorni, però, io credo che bisogna ecco, entrare un po' anche a gamba tesa in quello che è un problema globale, perché altrimenti si potrebbe pensare che noi siamo semplicemente incapaci a gestire determinate situazioni. Ci sono eh, situazioni invece che viaggiano sopra la nostra testa. In questi giorni, noi abbiamo come dire, eh, festeggiato, ricordato i 25 anni della caduta del muro di Berlino. No? E quindi credo che sia eh, stato uno spartiacque importante da quella che era un'Europa dai blocchi contrapposti, della guerra fredda, che tutti pensavamo potesse poi affermarsi successivamente in modo molto diverso da quella che stiamo sperimentando. Ecco, Questa Europa non è quella che noi avevamo immaginato, almeno quella che io avevo immaginato e che avevo sperato, agognato. Questa è un'Europa che è molto diversa. È un'Europa nella quale la sovranità monetaria, ad esempio, che è stata quella che abbiamo ceduto in maniera troppo eh, semplicistica attraverso operazioni nelle quali dietro non c'era la politica, cioè una politica di unione degli Stati ma appunto un percorso finanziario, ha fatto sì che oggi il potere reale sta nelle mani della Banca Centrale Europea e di coloro che determinano determinati meccanismi. Allora, questo è uno dei problemi nei quali Stati soprattutto non... Particolarmente in salute, non particolarmente forti, quali può essere eh, l'Italia rispetto a quelle che sono le economie molto più no, affermate e consolidate degli stati del nord Europa, rischiano di fare il classico vasso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Allora, noi dobbiamo capire che anche questi meccanismi, che sono i meccanismi per i quali sono le banche, noi abbiamo in qualche modo anche con la Banca d'Italia fatto una sorta di liquidazione senza nessuna garanzia di quelli che erano eh, i meccanismi che avevano il controllo di quella che era diciamo, anche la possibilità di emissione di moneta, noi ci troviamo in una situazione a dover subire da una parte quelli che sono i diktat che avvengono attraverso eh, la Banca Centrale Europea, le grandi finanze eh, continentali, di ciò che è disponibile. Dall'altra ci troviamo delle politiche che sono quelle appunto non dell'aiuto alle famiglie e il sostegno effettivo alle imprese, ma quello del sostegno alle banche affinché le banche possano mantenere la loro solidità in quanto fanno parte di un sistema finanziario che è europeo. Cioè nel momento in cui le nostre banche sono partecipate, in qualche modo, sono i debiti delle nostre banche sono in mano a banche molto più importanti, è chiaro che quei soldi devono rappresentare delle garanzie per coloro che sono i creditori principali. Credo che su questo non ci sarà nessun meccanismo in grado di far ripartire l'economia perché le garanzie che poi vengono chieste nei confronti della piccola e media impresa piuttosto di colui che vuole fare un investimento per acquistare una, una casa, il mattone, che oggi è una cosa molto ferma, sono garanzie che non sono in questo momento riscuotibili allora, da parte di nessuno. Eh, Buconi, eh, ho preannunciato prima no, que questa domanda, questa riflessione, soprattutto perché poi. In terza commissione tratta dei problemi sociali non indifferenti, tra i quali anche, anche l'usura eh, collegata poi a un ambito che riguarda la sicurezza stessa dei cittadini, perché poi attraverso l'usura la possiamo collegare a forme di criminalità più o meno organizzata, però che lasciano spazio a, a preoccupazione non piccola in, in questo campo. Ecco, come stiamo? Come sta l'Umbria? Bellissima domanda, insomma, stiamo ai rapporti diciamo così, che leggiamo. Eh, C'è stata negli anni un po' di emersione di questo, di questo fenomeno. Mi pare che siamo in un periodo in cui, mh, perlomeno a leggere la stampa, insomma, a leggere i quotidiani non ci sia un'evidenza, non credo che ci sia un calo del fenomeno. Cioè non, Forse non, più non, nascosto, non, però. Esatto, non, non mi risulta mm, che ci sia un calo crisi, del, del fenomeno. Beh, non so se stanno anche in crisi, ma c'è stato un, un bel focus. Insomma, una punta, abbassano i tassi di interesse. È, sì, è sì, una punta sì, un paio sì. d'anni fa insomma, che si era riacceso un bel riflettore. Poi sono periodi diciamo, altalenanti, ma non so se alla percezione altalenante non ho elementi per dire se realmente corrisponda a un fenomeno altalenante oppure se ogni tanto rientra più diciamo, nel sommerso rispetto all'emerso il dato è che nonostante lo strumento anche la legge regionale positiva, azioni positive che sono state fatte, certo anche gli strumenti di contrasto messi a disposizione certo. sono sempre un po' diciamo così, insufficienti è vero si è accesa più l'attenzione sulle banche sui prestiti, sugli interessi sull'anatocismo, sulle operazioni insomma un pochino più corrette però io credo che è un fenomeno che ancora continua ad esserci e molto preoccupante. Insomma. Assolutamente, no, anche perché poi molte volte oggi le famiglie sono costrette a chiedere dei prestiti anche per una cura medica, per il dentista, per altre cose. Per cui se la banca non ti apre le porte. Dire, sì, sono quasi porta... ecco. Qui credo che le istituzioni dovrebbero lo stanno facendo, eh, perché poi sì, sì. l'ultima legge che, che è stata fatta sulla ludopatia, per esempio, è un altro fattore collegato al comportamento. Cerca individamenti... di cioè, ecco. un accende un fuoco, fa una denuncia come al solito, il problema qual è? Non per parlare adesso di ludopatia, credo non sia il tema, ma solo per, per, per usarlo. Eh, per, per esempio, che il tentativo di risposta a un problema arriva 7-8 anni dopo, anche 10 di quando doveva essere dato. insomma eh, Questo è il. È stato chiaro anche su questo, Buconi, oggi ah, sì, vuol dire, riuscite a, ad essere abbastanza franchi, eh, non perché non lo siete, eh, no, non, ma non, non stiamo affrontando problemi, problemi, problemi molto delicati, sono, sono problemi Quindi, eh, alla gente, va molto concreti, molto reali, eh, dove non, non è che Buconi. esiste una visione diversa Perfetto. sul valore Buconi, no. diciamo diciamo era, del problema. Una cosa, l'usura, anche se non siamo a conoscenza, dice Bucconi, immagino, penso sia un fenomeno che sia cresciuto più che diminuito. È lei, lei, cresciuto, prima con una battuta dicevo che noi magari in questa situazione in Italia piuttosto che in Umbra siamo riusciti magari a mettere in crisi perfino gli usurai. È un po' quando si dice che a Terni, in alcuni quartieri dove si erano. Insediati in molti commercianti cinesi, siamo riusciti a far chiudere anche quelli. Diciamo, quindi, diciamo, siamo a un paradosso, un'esasperazione della crisi, per cui anche coloro che in qualche modo giocano nel sommerso, giocano cioè, certo. su, su quella linea no, diciamo, grigia, borderline, di quella che è la capacità di inserirsi nei, nei, nei meccanismi dell'economia locale, soffrono questo tempo. Quindi, dico per assurdo. Dico, eh, se il fenomeno oggi è meno percepibile è perché probabilmente c'è cioè, proprio una chiusura in se stessi ma non è sicuramente una eh, diminuzione del fenomeno di per sé, perché le banche, per quello che dicevamo prima, non sono oh, oggi come oggi un possibile interlocutore e quindi è chiaro che coloro che magari a piccole dosi... Si danno da fare attraverso meccanismi più o meno leciti, perché poi l'usura non è semplicemente quella illecita, quella che conosciamo. Cioè l'usuraio, ci sono una serie di finanziarie che come dire, sono molto più brave dell'usuraio vecchio stile del cercare di incastrare colui che ha bisogno, se credo che sia un fenomeno che nella nostra regione, così come in altre. Purtroppo è in grande evidenza e quindi è bene monitorarlo, è bene riuscire anche con eh, le azioni che la Regione fa nei confronti degli studi di credito a cercare di arginarlo nel modo allora, più, più forte possibile. Siamo vicini alla conclusione, mancano meno di sei minuti, vogliamo parlare di un altro argomento che, come dico sempre, nelle nostre trasmissioni ai cittadini interessa in maniera relativa, però chiaramente vedo che ha già capito Desio di cosa parleremo tra un attimo che è la legge elettorale regionale. Sembra dalle ultime ore, insomma, leggendo i giornali che il partito di maggioranza relativa, cioè il PD abbia trovato un accordo o di proposta per quanto riguarda poi la discussione in commissione come andrà a finire o meglio quali saranno le proposte dei socialisti e dei Fratelli d'Italia. Bucconi sì, ma su questa questione, come avete visto, c'è cioè il serio del il faceto insomma, da, un po', da un po' di tempo. Io dico solo una cosa per farsi comprendere, perché altrimenti mentre diciamo così, la casa brucia sembra che noi stiamo... Eh, non so, Decidendo andando al mare ecco, pure di decidere la tinteggiatura, una cosa che deve essere evidente ai cittadini, perché dice: Ma il cittadino è in grado di comprendere assolutamente no, il cittadino è più intelligente di tutti noi messi insieme. Io su questo non ho dubbi, specie quando va, eh, specie quando va a votare. Eh, siccome in democrazia le regole sono definite dalle leggi e dalle norme, anche quando si vota, come contare i voti è definito dalle leggi e dalle norme. Allora è opportuno che il cittadino, se non creda a quello che dico, si informi dove vuole: che a seconda di come si contano i voti, cambia il risultato. Esempio: una forza politica prende 100.000 voti, se si calcola secondo una certa legge, ha diritto a 10 deputati o a 10 consiglieri regionali. Se prende sempre 100.000 voti, ma il sistema di calcolo che viene scelto è un altro, quel 10 potrebbe diventare 9, oppure quel 10 potrebbe diventare 8. Risultato: i 100.000 cittadini che hanno dato la fiducia sono la stessa, ma il numero dei rappresentanti eletti cambia radicalmente. Ecco, noi stiamo discutendo su questo. Noi quello che rivendichiamo è un sistema di legge elettorale. Che faccia corrispondere diciamo così, in maniera quasi pulitamente, semplicemente proporzionale al voto che viene espresso il risultato eh, diciamo così, per l'elezione. Io quindi sono fiducioso, saluto positivamente ovviamente eh, l'intesa che è stata annunciata, che credo che verrà formalizzata nella riunione di commissioni oggi dal gruppo del Partito Democratico per il ruolo che svolge e eh, che le compete, se verranno confermati come credo i principi che sono stati eh, enunciati. Penso che ci sarà diciamo così, una condivisione del gruppo socialista, vedendo nel merito certo. ovviamente, del meccanismo e le norme. Pa parto dalla premessa che ha fatto mm -hmm. Bugoli, perché aiuta a capire che, naturalmente, se si sceglie un sistema piuttosto che un altro, lo si fa sulla base di un criterio che dovrebbe essere, in teoria. Quello di non garantire semplicemente come dire, la fotografia dell'esistente, ma anche altri principi importanti che sono quelli della governabilità e della stabilità dei governi, sì. della rappresentanza democratica di coloro che svolgono il ruolo altrettanto importante dell'opposizione e quindi i meccanismi sono questi. Su questo aspetto, è chiaramente la proposta che porta a così partorito dopo molte difficoltà il Partito Democratico, come dire, a luce ed ombre. Una delle ombre sicuramente più grandi è quella relativa al premio di maggioranza e alla possibilità che vi sia un meccanismo uguale e identico a quello che è stato impugnato dalla Corte Costituzionale rispetto al tanto vituperato Porcellum, che non era Porcellum solo perché aveva le liste bloccate, ma anche perché aveva un altro meccanismo, cioè che assegnava un premio di maggioranza spropositato rispetto a quelli che erano i voti conseguiti. Con il 35% si poteva prendere tranquillamente il 55% degli eletti. Allora, questo meccanismo che è stato dichiarato incostituzionale non può essere riprodotto a livello regionale semplicemente perché qualcuno ha paura della democrazia che si chiama doppio turno. Noi crediamo che ci sia la possibilità di individuare così come sta accadendo a livello nazionale, una soglia al di sotto della quale il doppio, doppio turno pro. sia obbligatorio. Lo dico questo perché questa paura, come dire, oramai palese che si nota in, nel centro-sinistra e soprattutto nel Partito Democratico porta addirittura ad un meccanismo mentale che è quello di sacrificare la stabilità dell'esecutivo pur di vincere a tutti i costi tant'è che una delle proposte che circolava era quella di non avere più il 60% se non si raggiunge una certa eh, soglia tipo il 38 o il 40% dice, vabbè, se stiamo sotto vinciamo uguale però vinciamo magari per un consigliere in più io credo che questo sia il contrario di quello che è lo spirito della governabilità e della stabilità che i cittadini chiedono. Allora, siamo in conclusione. Eh, ho moderato qualche giorno fa un convegno in cui è stato presentato uno studio dell'Istituto Toniolo, collegato all'Università eh, Cattolica del Sacro Cuore. Eh, era dell'intervista a giovani dai 19 ai 30 anni. Eh, la fiducia: allora, partivano dal primo posto, mi pare, dei carabinieri. Finendo con una percentuale a una cifra e molto bassa con i partiti politici e i politici. Allora non è la fascia adolescenziale, è una fascia di gioventù, di una generazione che è quella che dovrebbe poi guidare l'Italia. Io credo sia molto preoccupante una cosa del genere. Desio. Sì, è preoccupante, ma come dire, è anche il frutto come, mh, degli errori compiuti dalla classe politica, della. Scarsa capacità di essere credibili, poi però anche come dire, di una facile scorciatoia nella quale un po' tutti, dai commentatori televisivi ai giornalisti, a coloro che, che guardano al mondo delle istituzioni, eh, fanno come dire in maniera semplificativa. Perché poi nella politica, come nella magistratura, come nel mm. pubblico cioè, impiego, cioè. come nel mondo della sanità o del lavoro, c'è chi Però fa diciamo bene questa... il proprio mestiere e chi invece lo fa male, malissimo, a volte violando anche quelle che sono le, le leggi dello Stato. Io credo che coloro che dicano e continuino a sostenere il fatto che tutti sono uguali, che tutto è eh, male diciamo, nel mondo della rappresentanza democratica e istituzionale, non facciano altro che fare un favore a coloro che sono i mediocri. Perché coloro che sono il suo i, è migliori, perfetto, migliori, però magari i migliori, migliori dico, dovrebbero, ma, dovrebbero scansare ma, i mediocri. Quando dicono i giovani dovrebbero impegnarsi in politica, ma un giovane ma che magari è laureato, ha fatto il suo la lavoro, il suo percorso, e dice io devo andare a mischiarmi con coloro che vengono identificati tutti uguali, non lo faccio. E quindi questa è una cosa Bucconi. che in qualche modo aiuta i mediocri. Eh, siamo veramente in conclusione. Lei che solo, dice come, eh, che cosa eh, fa? Solo una battuta. Chiaramente, eh, continuando ad essere percepita come non utile per la soluzione dei problemi, la politica, quindi la politica è una cosa che non serve una cosa brutta, invito a non fare ragionamenti da talk show quando si parla, anche se è impossibile purtroppo, eh, di politica perché pensare anche al contrario, cioè qual è l'alternativa? Eh sì, sì, aboliamo fai... la politica, aboliamo l'impegno, aboliamo, aboliamo i mediocri, no, quindi, quindi, però, però è quindi, un compito anche vostro, eh, questo, questo, quindi, noi dobbiamo fare di più per essere percepiti utili, quindi risolvere i problemi. Dall'altra parte, anche uscire nell'affrontare questo con la Ma mentalità. Ma in politica è più importante un, un catalizzatore di voti o un'intelligenza? Okay, questa deve essere questo. in 5 secondi. L'ideale allora... sarebbe un'intelligenza che catalizza beh, voti, io, perché a me due da sole non sia, servono. Ma in è sempre meglio diciamo dire, centrare sulle idee, sui valori okay, e sulle capacità politiche di esprimere. Allora eh, mi dispiace che è finito il tempo, avevo molte domande su temi da, da approfondire, lo faremo prossimamente. Grazie a Massimo Buconi. Grazie del Partito Socialista e Presidente della Terza Commissione, ad Alfredo De Sio, dei Fratelli d'Italia, membro dell'ufficio di Presidenza di questa Assemblea Legislativa. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana.